Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Da oggi siamo su Lone Star, un gioco uscito il 18 di gennaio ed è un gioco a basso prezzo perché costa 9,75€. Può ricordare per alcuni aspetti un Faster Than Light, seppur diverso, parecchio diverso. Adesso vi farò vedere. Credo lo sviluppatore sia cinese, Shanghai Suji Technology, quindi in pratica è un gioco che al momento non è in inglese ma vanta già diverse decine e decine di parti montabili sulla nave. Quello che dobbiamo fare, saremo dei cacciatori di taglie. Possiamo abbandonare la run corrente, così vi faccio vedere l'inizio. Qui non abbiamo fatto nulla, dovremmo poi andare a trovare dei ricercati. È un roguelike, nel senso che quando noi iniziamo la partita possiamo scegliere solo una nave, poi in realtà a livello 5 ne sbloccheremo un'altra. Prendiamo questa, abbiamo un pilota solo che guadagna 10 di vita massima e un punteggio in più al massimale del carburante all'inizio della partita. Abbiamo le parti della nave e vedete che qui ci sono degli spazi dove potremo equipaggiarne altre. Non sarà un video lunghissimo perché vi mostro giusto le basi, ma tra l'altro non ho ancora finito il tutorial, quindi in pratica vediamo. Vi faccio vedere come funziona la meccanica seguendo anche il tutorial. Abbiamo questa battaglia da fare contro questo tizio. Questo tizio ha una nave e il gioco è basato una sorta di, non so, posso ipotizzare, sudoku. In pratica cosa succede? Noi abbiamo le armi che hanno delle barre. Sono blu, marroncine e bianche. Questo lo possiamo montare su praticamente tutti, ma non possiamo montare, magari se qua ci fosse uno slot blu, non potremmo montare niente se non solo il giallo o il blu. In pratica c'è una gerarchia di, chiamiamola, rarità. E qua ci troviamo su queste, è una nave diversa dalla prima partita, vedete qua riesce a fare 7 danni, qua ne fa 2 perché ha queste armi qui. Noi abbiamo... Vediamo perché il danno che facciamo lo determiniamo noi. Possiamo trascinare, vedete in questo caso questo è bianco e non va su questo. Io posso mettergli questo, boom, e lo potenzio a 3. Boom, lo posso usare ancora e ho potenziato a 4 questa arma qui. Quest'arma qua sotto non colpirà nulla, ma una cosa importante che poi il tutorial ci spiega è che possiamo muoverci spendendo, vedete qua in alto il carburante, possiamo muoverci su di uno e quindi andare, qualora avessimo un'arma più potente, a contrastare questo colpo qua. Questo colpo qui sarà un colpo comunque perso, noi mettiamo il 5 qui, vedete che facciamo 5, ma lui fa 7 e ci farà 2 danni. In compenso noi possiamo mettere questo punteggio qui, e poi niente questo che comunque è perso. Nel complesso non subiremo danni, cioè subiremo 2 danni e ne faremo 2, però abbiamo anche lo scudo. Abbiamo 4 di scudo, lui non ne ha, lui ne ha 3, scusate. Quindi iniziamo, vedete che c'è questo bilanciamento, e qui uno fa danno e uno fa danno, meno 2, meno 2, abbiamo perso 2 di scudo e anche lui. Lui però aveva 3, vabbè. In sintesi, volevo vedere una cosa, tutorial. Ok, qua il tutorial va avanti, arriverà dove sono arrivato prima. Come vedete che qua già cambia, probabilmente aveva potenziato delle armi, quindi in pratica ora facciamo 4-4. Possiamo andare... In questo caso abbiamo energia 5 che possiamo equipaggiare su praticamente tutti. Quindi potenzio questo e potenzio questo. Non posso? No, perché no? Ah sì, uno slot di uno slot dell'altro. Quindi posso potenziarne uno solo in questo caso. Beh, in uno equiparo la forza e con l'altro gli faccio 2 danni. Andiamo. Vedete, in questo caso noi facciamo danno. Lui continua a muoversi consumando carburante. In questo caso fa parecchio danno. Io in questo caso potrei, dato che non ho grandi speranze di contrastarlo, spostarmi di uno e quindi limitare i danni. In questo caso però non posso far granché. Limiterò i danni parecchio, ma va bene. Potenziamo questo, gli mettiamo un bel 3 e subiamo solo 3 danni solo. In realtà non mi conviene, mettiamo il 4 e ne subiamo soltanto 2. In questo caso dobbiamo metterci sulla difensiva. Non ho ancora capito in base a cosa cambia
il danno in base a come si muove, probabilmente l'angolatura con cui colpisce, no? Non lo so. E in questo caso abbiamo 5, il 5 lo potenziamo, possiamo potenziarlo ancora, ma in questo caso io farei questo, quindi 6 e 5, quindi 6 e 5, e gli faremo un bel po' di male. 3 più 4, 7. Lui ormai ha perso gli scudi ed è quasi andato. In questo caso, durante il suo danno, ogni vittoria riduce ogni vittoria di una linea riduce la durability di uno del nemico. Quando la durability raggiunge 0, non puoi prendere azione il prossimo turno. Ok, praticamente inizia un pochino a soffrire. Infatti non fa danno. In questo caso lo prenderemo molto facilmente, facendogli 6 danni e portandolo alla sconfitta. In questo caso gli facciamo 9, vedete che segna già che il nemico sarà sconfitto e la nave verrà distrutta. Ora passiamo a un'altra cosa. Io ho fatto un movimento, ho consumato uno di carburante, quindi recupero da questa taglia uno di carburante. Posso scegliere un'unità da ottenere e vedete qua posso prendere uno swoop device. Dopo averlo caricato genera uno di energia. E questo invece è un device di attenuazione. Dopo aver caricato un'energia genera un'altra energia che è un punto più bassa di quella caricata. Guadagna 2 forza, no, prendo questo. Ok, e le Star Coins. In questo caso vedete che abbiamo un radar che ci dice che cosa possiamo fare. Possiamo andare spendere 2 giorni a prendere un tesoro, andare qui dove c'è un mistero e andiamo lì. La Bounty Hunter Association, vabbè, quello lì, non riesco, ha stabilito praticamente c'è una stazione di servizio per facilitare le operazioni di cacciatori di taglie. Facciamo un refill, non mi serve. Possiamo pagare in Star Coin, prendere 6. Ah, pagare in armatura? Ah, ok, vabbè. Questo qua, vedete, potete trascinarlo, lo metto lì. Possiamo, e scopriremo poi come funziona, non lo so. Adesso facciamo il free refill e andiamocene, cioè non avevo bisogno. Andiamo qua, che... Ah no, qua mi serve... finisco la vacanza. Abbiamo un nuovo ricercato. Un ricercato, abbiamo queste informazioni su di lui, che all'interno ha anche dei meccanismi, dei device con un countdown. Vabbè, dovrei studiarmelo, ma chi se ne frega. Andiamo già direttamente allo scontro. Questo fa parecchio male. La nave nemica ha durability e... Ah, ok. Vincere uno showdown in ogni linea ridurrà la sua durabilità di un punto. Quando la durability del nemico raggiunge 0 non può prendere azione, questo lo sapevamo già. Riducendo la durability a 0 è strategia comune per... Ok, va bene. Quindi, questa è la durability, non è lo scudo. Ok. Praticamente dice un punto di durability è ridotto ogni linea che fallisce, quindi dovremo batterlo 5 volte. Il problema è che questo qui sta caricando queste armi e non so esattamente cosa facciano. Proviamo così, io provo a mettergli questo, e mica, oddio, mi ha caricato di uno questo, io potenzio questo a 3, che però non posso montare su nessuna linea, no, li posso montare, allora, qua li facciamo 3 di 3, e questo 3, e questo 4, mannaggia, ho sbagliato, vabbè, gli ho tolto 6, ho battuto 2 linee, vedete che gli ho abbassato 2 punti la durability. Adesso voglio capire come funziona. Lui metterà in funzione le armi a breve. Quest'arma è già funzionante e quest'arma è già caricata. E mi toglierà 6 danni. Io voglio dileguarmi un pochino perché non sono in grado di contrastare, credo. Prendo questo. E se potenziassi anche questo. Voglio vedere cosa mi fa. Mi dà 5, ok. Gli faccio 5 danni. Subirò un po', ma gli ho abbassato la durability di 1. Lui mi ha distrutto lo scudo, ma però siamo in vantaggio. Allora, ha caricato questa mega arma. Ora, quindi, questa linea qui è tosta. Le altre si caricheranno dopo. Molto tattico come gioco, devo dire. Posso spostarmi in su, limitare il danno. Non posso più muovermi perché sono arrivato al limite. Potrei
Non ho ancora capito esattamente cosa fa questo, però va bene. Allora, forse caricandolo qua mi dà un 5. Ah, mi dà. È randomico. Ok. Allora, io questo lo potenzio e mi diventa 6. Posso mettergli anche questo. Me lo scambia con uno, ma non è andato bene. Non posso più potenziarlo. Gli butto un 6 di danno qui. E qua la prendiamo secchissima, però, eh. Eh sì, cazzarola. Ah, l'abbiamo fatto. Ah, l'abbiamo ucciso. Ok. Per il rotto della cuffia. Allora, prendo le due cose. Prendo l'unità. Questa è l'energia caricata. Genera uno di energia. Questo Wake Energy Source genera uno. Proviamo questo. Non so cosa sia, ma montiamo subito e vediamo. Abbiamo lo shop. Lo shop. Ogni. Ok, visitare PlayStation. Sta diventando un trend. Possiamo fare. Spendere le monete, che tra l'altro abbiamo qua, e prendere uno in più di fuel, ma non lo facciamo. Possiamo lavorare. E abbiamo preso altri soldi, ma non abbiamo visto niente. Allora andiamo qua, tesoro. Prendi due danni, 220% di guadagnare un tesoro, ok. 30%. Chitarra elettrica. Abbiamo ottenuto un effetto permanente in questa partita, in questa run. Colleziona più tesori per avere. Ok, quindi. Ah, ok. Quando la durability di un nemico raggiunge lo zero, tutti gli attacchi fanno guadagnano uno di potenza. Ah, ok, bellissima questa cosa. Finiamo la vacation e andiamo al prossimo scontro. Inizia la battaglia. Non siamo messi benissimo perché abbiamo preso un po' di danno. Ma abbiamo ancora lo scudo. Queste armi qui sono armi diverse. All'inizio di ogni turno, tre energie sono già generate con un extra al primo turno. Perché ho questo, credo. Alla fine del tuo turno. Ok, quindi qui lo scudo ha preso danno. Ah, viene recuperato alla fine della battaglia. Ok. Ah, ok, abbiamo un punto in più. Quindi io adesso potenzio questo. Mannaggia, siamo messi malissimo, malissimo, malissimo. Mi sposto su di uno, così noi subiamo una linea in meno. Potenzio questo, riciclo questo, ok, così lo potenzio, non posso potenziare neanche lui, posso metterne dentro un altro? No, perché c'è un limite, posso scambiare uno di questi, però mi fa 5 danni, se mi tocca, sì, per forza, uno, passa tutto, mannaggia, no, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato decisamente, faccio questo qua, niente, questo è messo male. Ancora unità che possono essere inizializzate. Sono i turni richiesti per il cooldown. Ok, quindi io faccio questo. Mi dà uno e non mi serve a niente. Ah, questo ha doppio danno, è vero, è vero. Vedete che ha due barre? Ok, posso metterlo lì, 7, 1. Ne subisco 4 però. Di cui 2 dello scudo. No, 4 lo scudo, ok, non ho subito danni. Lui si rimette davanti a noi e noi probabilmente ha le armi. Sì, dobbiamo. Sfogare tutta la potenza di fuoco, quindi scambio quest'uno sperando esca un buon punteggio. Metto questo, no, scambio questo 3 magari con qualcosa di più fortunato, no, mi dà ancora un 3 ma di un altro livello. Potenzio questo, va a 6, lo butto lì, questo gli butto anche un 4 e qui gli butto un 3. Ok, gli facciamo un botto di danno in questo caso. È paralizzato, quindi non agirà. Turno del nemico, ricomincia a far danno, fa tanto danno, tanto 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 male. Mi sposto su di uno e posso scambiare questo e mi dà un 1. No, scambio questo, mi dà un 1, no, sta andando malissimo, potenzio questo, mi dà un 1 ma non me ne faccio niente. Vediamo se riesco a potenziare, ok, e qua sarà un danno bruttissimo subito. È 11 pigliata, dai. Questi sono ottimi. Scambio questo. 3. Quindi potenzio questo. Potenzio questo. Sto iniziando un po' a capire. Quindi metto questo. Metto questo e l'abbiamo ucciso. Perfetto. Molto bene. Molto interessante. Allora, abbiamo aumentato la capienza perché possiamo trasportare un numero massimo di cose, diciamo, nella stiva. Capacità più 1. Quindi abbiamo, non siamo più 7 su 7, ma adesso 6 su 7. Un tesoro da ottenere. All'inizio del secondo turno aumenta l'energy point di 2. Oppure l'ignition coil
All'inizio del primo turno, tutti gli attacchi guadagnano 2 di forza. Potrebbe essere interessante, magari se hanno delle armi che vengono caricate, prendo quello e mi va sopra nei perk. Perfetto, e qua abbiamo la possibilità di andare a vedere nel negozio, vediamo se c'è modo. Chain shop, enter the shop. Se io rinuncio a 5 star, non compariranno oggetti base, ma solo belli, e io lo faccio. E qua vedete che possiamo comprare le varie cose. Questo è il Fuel Amplifier, Razor, e vorrei un'arma Kinetic Transmitter, Soundwave. All'inizio del terzo turno tutte le unità guadagnano, bello, lo prendo, 16, ed è un perk. Potrei spendere per comprare altro, ma non ho niente, non ho neanche niente da vendere, quindi insomma, queste sono le basi di Lone Star. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay prima di fare appunto questo sconto. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!